Ciao a tutti ragazzi, io sono Ricky e sono qui oggi con un video importantissimo, uno dei video più importanti per la prossima stagione, cioè di FIFA 17 e soprattutto della mia carriera allenatore. Con questo video ragazzi vi farò scegliere la squadra che utilizzeremo per il prossimo anno, la squadra che utilizzeremo per tanto tempo, non come quest'anno che ho cambiato 3-4 squadre. Non dico che sarà una sola per FIFA 17 per l'anno prossimo, però sarà la squadra più importante da cui partire, dove veramente ci saranno bei progetti. Ve ne espongo 4. Voglio fare qualcosa di originale, di particolare, sapete che non riesco a stare fermo, voglio fare sempre qualcosa di originale su questa piattaforma, anche se non ho proprio tantissimi iscritti e via dicendo. Ci tengo però a fare qualcosa di diverso. Vi proporrò 4 squadre, come ho già detto, e vi esporrò anche la storia di queste 4 squadre in linea ovviamente generale. Così magari vi piace qualche piccola parolina che dico, qualcosa di particolare di questa squadra, e voi la scegliete e decidete di votare quella nel sondaggio che lascerò in descrizione. Quindi una volta che avete sentito queste storie, vi basterà andare nel sondaggio in descrizione e voterete la squadra. Si parte ragazzi con il Bari. Ovviamente se vedete che guardo un po' in basso è perché ho degli appunti dove praticamente mi sono scritto le cose principali. Il Bari nasce il 15 gennaio 1908 col nome La Bari. Poi successivamente ha cambiato il nome in Il Bari. È una squadra caratterizzata da alcuni commercianti baresi che si sono uniti e hanno deciso di investire nella società. Poi si sono aggiunti anche commercianti stranieri che poi hanno abbandonato il progetto e hanno lasciato tutto in mano italiana. I colori ufficiali non sono quelli attuali nel passato, ma sono semplicemente maglia granata e pantaloncini bianchi. Attualmente invece ovviamente hanno passato il testimone al colore rosso e bianco. Il simbolo di questa squadra è il galletto, penso che questo lo sapete un pochettino tutti. I colori sono stati cambiati il 27 febbraio. Per quanto riguarda invece la denominazione dello stadio, inizialmente si chiamava Della Vittoria, è un qualcosa di storico questo, avvenuto il 6 settembre. Poi nel 1990 si è passata all'attuale San Nicola di Bari. I trofei ragazzi sono un pochino pochi, detto così. 2 serie B solamente, una serie C e una quarta serie. In campo internazionale solo una Coppa Mitropa, quindi questa squadra sarebbe bella portarla in Serie A e fargli vincere qualcosa di importante. Quando il Bari diciamo era in una situazione buona, aveva come giocatori in nazionale più forti Zambrotta e Bonucci. Poi il Bari ha come gemellaggio la Salernitana, la Regina e la Sampdoria, mentre ovviamente le rivalità più grandi sono Foggia, Lecce e Taranto. Altra squadra ragazzi che vi propongo nel mio sondaggio tra le 4 è il Palermo. Il Palermo nasce il 1 novembre 1900, occupa il 97° posto del ranking UEFA attualmente e negli anni 80 fallì e poi venne rifondata. Immediatamente nel 1987, partendo dalla C2, lo prese come squadra, la prese Zamparini, risollevò praticamente il team dalla Serie B e lo portò in Serie A in soli 2 anni. Quindi è un presidente che cambia tanti allenatori, tutto quello che volete, però va dato merito che comunque ha riportato il Palermo in Serie A. Ha ricevuto tante sconfitte in Coppa Italia, era andato lì per vincere la Coppa Italia il Palermo, ma poi non ci è riuscito. I colori e i simboli sono semplicemente il rosso e il blu inizialmente, e poi nel 1907 si è passato all'attuale rosa e nero. Lo stadio è sempre stato il Renzo Barbera, uno stadio comunale. Per quanto riguarda i giocatori di maggior talento, tra virgolette, cioè quelli che sono diventati anche campioni del mondo, sono Zaccardo, Barzagli, Grosso, Fabio Grosso e Simone Barone. I titoli nazionali ragazzi sono praticamente solamente 5 Serie B. È vero, ha vinto in Serie B 5 campionati, ma in Serie A non ha mai vinto nulla, in campionato europeo praticamente nulla, e quindi questa anche è una squadra che
sicuramente si cerca di far vincere in Serie A il campionato e ovviamente anche in Europa, magari una bella Europa League si potrebbe creare. Passiamo ragazzi all'ambito inglese, perché ho deciso di prendere due squadre italiane e due squadre inglesi, che sono i campionati che vorrei fare di più. Per quanto riguarda la squadra inglese di Championship, diciamo la Serie B italiana per intenderci, ho scelto il Wolverhampton, abbreviato Wolves. Questa squadra è una delle squadre che ha fondato la Premier League nel 1889. Per i primi 6 anni è stata anche abbastanza al vertice, senza però vincere nulla. Poi ha avuto tanti alti e bassi e poi negli anni 80 ci sono stati proprio gli anni neri del club, perché ha avuto tantissimi debiti. I colori sociali sono l'arancione e il nero, e questa è una particolarità ragazzi, perché è l'unica squadra inglese fra tutte le squadre, ce ne sono veramente una miriade di squadre inglesi, come sapete tantissimi campionati, è l'unica squadra che come colori sociali ha l'arancione e il nero, quindi è particolare questa cosa. Il simbolo è molto bello, è il lupo. E poi la rivalità storica, e soprattutto ha tante rivali, devo dire la verità, però quelle più storiche sono il West Bromwich e il Vassal. Come trofei nazionale ha vinto 4 coppe d'Inghilterra negli anni belli e 3 campionati inglesi. Poi magari prima ho detto che non aveva vinto niente, magari mi scuso, però ha vinto 3 campionati inglesi, ora che ci penso. In ambito internazionale praticamente niente di che, non ha vinto praticamente nulla, quindi questa sarebbe una squadra da riportare un po' in Premier League, renderla magari una squadra, non riportare, affermarla in Premier League, renderla una squadra molto molto divertente a livello di giovani e cose così, e ovviamente lanciarla in ambito internazionale. Ultima squadra che vi propongo ragazzi è una squadra, anche questa inglese come vi avevo detto, questa è una squadra che milita già in Premier League e sto parlando dell'Hull City. L'Hull City è stato fondato nel 1904, è partito bene fino però alla prima guerra mondiale, dopodiché ci sono state tante retrocessioni e periodi sicuramente non belli. Man mano in ripresa fino al 31 luglio 2014, facendo il debutto in una competizione europea, è stata la prima partita che ha fatto in Europa League. Diciamo a livello di trofei ragazzi non c'è tantissimo, ha vinto una League One e poi i rivali storici sono lo Sheffield United. A livello internazionale non ha vinto praticamente nulla. È una squadra particolare anche questa, da portare alla gloria, magari far vincere anche qui la Premier League, anche se è un campionato veramente difficile, e magari anche portarla in Europa League. Non vi ho parlato in generale di Champions perché sono squadre che poi lì veramente c'è il colpaccio in quel caso. Il simbolo dell'Hull City, come sapete, penso lo sappiate, è la tigre, quindi le due squadre inglesi hanno la tigre e il lupo, quindi cose particolari. Bene, riepilogo: Hull City, Wolverhampton, Palermo e Bari. Dovete scegliere una di queste 4 squadre ragazzi nel sondaggio, ovviamente la squadra che avrà avuto più voti verrà scelta. Io chiuderò la votazione penso per domenica sera, non so ora quando vedrete questo video, però in teoria in linea di massima per domenica sera. Delineiamo questo sondaggio ragazzi, votate numerosi, magari pensate anche un po' alla storia, può essere particolare, non pensate solo al nome, vi può anche affascinare un pochettino i vari progetti, poi li denomineremo. E quindi ragazzi, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero sia stato qualcosa di particolare, un po' più carino, e mi raccomando scegliete bene e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!